Bentornati nella mia cucina. È ufficialmente iniziato il periodo natalizio perché è iniziato il mese di dicembre, quindi vi darò nuove ricettine, alcune propriamente a tema Natale ed altre ovviamente non a tema Natale. Oggi voglio iniziare con una nuova ricetta di tarte, una bellissima torta che possiamo creare data dall'unione di due elementi veramente gustosi, che sono il caramello salato e la ganache al pistacchio. Alla base avremo una sablée che alla vaniglia è molto semplice appunto da preparare. Per questa ricetta dobbiamo partire nella nostra preparazione dalla ganache al pistacchio, che è molto semplice da preparare, però ha bisogno di un tempo di raffreddamento di almeno 6 ore all'interno del frigo, quindi ovviamente dobbiamo anticiparci. Dopodiché è opportuno andare a creare sablé alla vaniglia. Come sappiamo anche qui la sablé rispetto alla frolla ha molto più burro e si utilizza lo zucchero a velo rispetto allo zucchero semolato. Sarà importante andare a versare tutti gli ingredienti su un piano di lavoro, andarli a lavorare tra loro oppure all'interno della planetaria. Quando andremo ad ottenere un bel panetto liscio, lo dobbiamo stendere con il matterello, ricoprire di pellicola e metterlo a riposare in frigo prima di andarlo a cuocere, proprio perché la sablé deve essere ben fredda quando l'andiamo a cuocere grazie ad uno stampo microforato. Io ho utilizzato uno stampo rotondo microforato. E poi è tempo di preparare il caramello salato. Per il caramello salato dobbiamo andare a mettere in un pentolino lo zucchero. Questo piano piano si scioglierà. A quel punto, dopo aver messo accanto in un altro pentolino la panna a scaldarsi, andiamo ad aggiungere la panna al nostro zucchero. Farà un po' di bolle all'inizio, creerà un po' di vapore, ma non ci dobbiamo spaventare. Fuori dal fornello, li tiriamo fuori, dobbiamo aggiungere il sale e poi il burro a tocchettini. Amalgamiamo bene e otterremo il nostro caramello salato. Anche questo si dovrà raffreddare, aspettiamo e poi andiamo ad assemblare la nostra torta. Io sono partita dalla frolla sablé che appunto dopo aver fatto riposare in frigo sono andata a cuocere per una decina di minuti a 180 gradi. Ho aspettato che si raffreddasse, poi ho messo uno strato di salsa al caramello salato, ho preso una sacca a poche e ho fatto delle sponzonate con la nostra ganache al pistacchio che dopo 6 ore era pronta per essere utilizzata. Quindi così è venuta fuori la nostra tarte al caramello salato e al pistacchio.